come si sale però? Questo credo sia una bella cosa da raccogliere. Raccogli ninnr. Ninnuli, i ninnuli. Si va di qua. Ah, vedi, c'è il ponte, sì, quindi credo. E noi come dei cretini che siamo andati per la via più stupida. Eccoli 7000 gradini. Oh, holy shit. Finalmente. Qui ci sono tipo questi cosi da leggere, credo. Leggi, tavoletta scolpita. Però... ma no, ma sì. Ma dai, ma dai. Prima dell'avvento degli uomini, i draghi regnavano su tutto il mundus. La loro parola era la voce, e parlavano solo per le vere necessità, perché la voce poteva oscurare il cielo e inondare la terra. Lidia? Porca troia, ma ti muovi, puttana, che non sei altro. Vaffanculo, Lidia. Una capra! Sacrificate una capra a Satana. Mamma mia, mamma mia. Affanculo. Ma wow, che cosa. Ma vaffanculo, cani di merda. Mamma mia, sto gioco, che violenza, che violenza. Porca quella miseria, mamma mia. Non è... ogni volta mi cago in mano proprio. Mi prendono così alla sprovvista, perché capì, io sto giocando con una grafica abbastanza bassa, quindi... che è stato? Boh. Quindi non li vedo che appaiono. Devo ricordarmi che mi devo mantenere la cosa. Il vigore è alto quando andiamo sulla neve, perché se non sbaglio lì c'era un troll. Questo chi è? Un brav'uomo? Sì. Certo, basta esserne convinti. Non ti voglio neanche parlare, guarda. Gli uomini apparvero e si diffusero su tutta la superficie del mondo. I draghi presidiavano alle masse. Gli uomini erano deboli e non avevano voce. Ma se prima hai detto che avevano voce. Ah, la luce. Mi piace proprio sto gioco quando c'è la luce. Eccola, quella puttana di Lidia. Corri, troia. Lidia. Lidia, balli tu nell'aria, aria. Ammazzi lo stronzo che arriva. E premi sto doppio tasto. Hai contratto la malattia giunture di pietra. Giusto. Se mi spieghi anche cos'è. Sei meno efficace 25% quando usi armi da mischia. E questa quanto dura? Abilità con armi ridotta. Ben riposato. Tutte le abilità migliorano più rapidamente del 10% per 8 ore. Ah. Fortifica urlo. Resistenza al freddo. Quindi armi da mischia. Quindi l'arma a una mano, credo. Sì, probabilmente è questa. Vediamo se fa l'effetto. Troppo bella quando cacci le armi e fanno l'effetto quello là del potere, della magia. Mi piace troppo. È una figata pazzesca, ne? Ah, drago. Sei un drago, io ti invoco. Eragon, Lidia non c'è più. Ma vabbè, sta puttana non sa proprio correre però, eh. Una capra. Uccidiamo una capra. La capra Satana. A Satana. Fermati, capra. Siamo anche livellati, fighissimo. Qui ci freghiamo. Non volevo la ciotola, però vabbè, non fa niente. Nei tempi antichi lo spirito primigenio degli uomini era forte. Non temevano di affrontare i draghi e le loro voci, ma i draghi con un semplice urlo li abbattero nello spirito e nel corpo. Lidia, cazzo di fine fatto. Allora, aumentiamo la salute. Distruzione, vediamo un po'. No, questo qua a 30. Quindi no, dobbiamo aumentarci. Armatura pesante a 17. Armi a una mano 25. Quindi aumentiamo il potere dell'arma a una mano. Ok.
Ok, il 40%. Gula, a 40, porca la miseriaccia. Ah, è arrivata Lidia, dai. E ora la perdiamo di nuovo a Lidia. Basta. Ok, si sale, si sale, si salta. I 30 miliardi di scalini. Le vene che pulsano nel corpo del nostro. Ah, vediamo. Perché fa il cretino? Guardalo alla Kratos con Lidia da dietro, una figata pazzesca. E corri, 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 Lidia, corri. Ah, dobbiamo leggere. Chi è sta ciota qua? Kine invocò Parturnax, che ebbe compassione dell'uomo. Insieme insegnarono agli uomini a usare la voce. Allora scoppiò la guerra dei draghi, drago contro lingua. Dirigendo al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione lì. Ai lupi, io me ne sbatto il cazzo dei lupi. Io ho paura dei troll, quelli lì brutti. Quelli bianchi che proprio mi cago in mano di vederli. Cioè, tipo, mi sono cagato sotto prima con quel troll nero, mamma mia. Ok, credo che dovrebbero essere qui. Sì. Eccolo là sopra. Eccolo là sopra. E me ne scappo. Io me ne scappo. No, col cazzo che ti leggo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Me ne scappo io. No, no, no. Io me ne vado. Ciao, ciao. Lidia, muoviti, muovi il culo, Lidia. Non proteggermi. Oddio, ho paura di girarmi. Ho paura di... Oddio, la pallina è vicina. Oh, cazzo, corri, 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 corri. No, 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 io vi leggo, il cazzo, vi leggo, poi. Troll del gelo. Queste musichette non, di sicuro non mi aiutano. Ah. Non mi aiutano a calmarmi, finalmente se n'è andato. Lidia, muovi quel cazzo di culo chiatto. Allora, le lingue andarono umilmente alla montagna rossa. Jurgen Winkler, cominciò la sua meditazione dei 7 anni per comprendere come le forti voci potessero fallire. Lidia? Lidia sicuramente sarà morta per proteggermi. È proprio una ragazza devota. Poi quando andiamo a casa ti faccio un bel... Non dire, non dire, non dire che poi... sono cazzi. Allora, Jurgen Winkler scelse il silenzio e ritornò. I 17 avversari non riuscirono ad abbatterlo urlando. Jurgen il Calmo costruì la sua casa sulla gola del mondo. Ah, quindi sarebbe il fondatore dei Barba Grigia. Chissà perché si chiamano così. Sì, però dai cazzo ragazzi, però ci vuole... Dai che siamo arrivati. Ah, fanculo, ce l'abbiamo fatta. Dopo circa mezz'ora che sto giocando, tipo 29 minuti e 10 secondi. Siamo arrivati finalmente. A sti frocetti qua, tipo avrò consumato tipo 50 gigabyte per registrare questa parte. Queste due parti, credo. Rotgaraldo, nuova scoperta. Rotgar. Apri Rotgaraldo. Lidia, ti prego, fai che adesso io apro la porta e tu sia di sei dietro di me. Appari dietro di me. Lidia, tesoro! Ok, deponi le armi. Ma hai un arco di merda comunque. Ciao! Sì, appare un sangue diverso Holy shit! in quest'epoca di cambiamenti. È questo che si piazza davanti? Sono al tuo servizio. Vedremo se hai davvero il Il dono. dono. Avanti, sangue di drago. Facci assaporare la tua voce. Ok, prova. Urlo, forza inesorabile. Falso! In faccia gliel'ho sparato. Sangue di drago. Sei tu. Ciao. Benvenuto a Ciao. Rodgaralto. Grazie.
Muoviti. Io sono maestro Arngir. Parlo a nome. Hanno dei nomi proprio fighi comunque. Ora dimmi, sangue di drago, perché sei qui? Per venire a masturbarmi con il barba grigio. Allora, chi sei e cos'è questo posto? Voglio scoprire che significa essere un sangue di drago. Sono a tuo servizio, maestro. Sono qui per guidarti e aiutarti a scoprirlo, così come i barba grigio hanno fatto con i sangue di drago venuti prima di te. Ce ne sono stati altri prima di te. Oddio, pensavo di essere l'unico privilegiato. Quando Arcanush ha esteso per la prima volta questo dono ai mortali, ci sono stati molti sangue di drago. Se però sei l'unico sangue di drago di quest'era, non lo sappiamo. Sì, sono l'unico. Fino ad ora abbiamo trovato solo te e tutti gli altri sono dei fake. Che cos'è questo? E perché non va più sopra? Ah, vedi, chi sei, cos'è questo? Noi siamo i Barba Grigia, seguaci della Via della Voce. Sei a Rodgar Alto, sul pendio della montagna. Sì, ma ti avessi sforzato a parlare un poco più veloce, eh? Qui entriamo in comunione con la voce del cielo e ci applichiamo per raggiungere l'equilibrio tra noi stessi e il mondo. Sono pronto a imparare. Hai dimostrato di essere un sangue di drago. Possiedi il dono dalla nascita. Azzo pure. Ma hai la disciplina e il carattere necessario. Io ho tutto quello che vuoi. Ho anche una casa in periferia. Lo scopriremo. Anche senza preparazione, hai già mosso i primi passi verso. Mamma Lidia, sei proprio una porcona, però. Guarda. Guarda Lidia. Ora vediamo se hai la voce. Ma che ti abbassi? Ma sei cretina proprio. Quando usi un urlo, parli nella lingua dei draghi. Lidia, io e te dovremmo fare un pochino di cosette assieme quando non registriamo, d'accordo? Certo. Tutti gli urli. Guardala. Ella. Ella. Ogni volta che riesce a padroneggiare. Che braccine esili così per fare. Oh. Maestro Einhardt. Chi è? Ora ti insegnerà Ro, la seconda parola. Il giapponesino. Inesorabile. L'asiatico. Ro, nella lingua dei draghi, significa equilibrio. Combinalo con Fus. Forza, per concentrare maggiormente il tuo Tuhum. E come si fa? Non ho mai capito. Eccolo qua. Potere della forza preso. Equilibrio e forza inesorabile. Come se fosse un maestro. Tu hai veramente il tuo. Un esercizio costante per poterla usare in un urlo. Noi tutti abbiamo imparato gli urli in questo modo. Tu, in quanto sangue di drago, puoi assorbire direttamente la forza vitale e le conoscenze di un drago abbattuto. Come parte della tua iniziazione, maestro Einhardt ti permetterà di attingere alla sua conoscenza del Ro. Oddio, mi sta prosciugando la linfa. Trafigata. Vediamo in quanto tempo riesci a padroneggiare il tuo nuovo tuo. Ah, quindi devo provare, allora vediamo. Magia. Urli. Forza inesorabile. Potere. No. Ah sì. Mo te lo sparo detto in faccia. No! Forza inesorabile per colpire i bersagli quando appaiono. I bersagli? Che bersagli? Lo sa! Ah, vedi, Lidia, ti levi dal cazzo? Vieni, Lidia. Ah, qui ora devo aspettare. A te non ti dovevo portare qui. Questa è una lezione. Di nuovo. È una lezione per soli uomini. Vai via. Lo sa. Wolfgar, guarda quello come lo scaramento lontano. Fa anche finta di proteggersi. E questa è la cosa che mi sconvolge più di tutte. Fa anche finta. È una cosa da cui impari in fretta. Di nuovo, giovane dragone. Fus roar. Lo sa. Fus guarda. Stronz. Notevole. Lo voglio anch'io queste tuniche, sono troppo fighe. Molto preciso. Hai grandi potenziali. Ah, guarda come si mette, bello proprio. Guarda quello. Tutti e due, guarda come copiano. La tua prossima prova si svolgerà nel cortile. Segui maestro Borri. Messo
Che? Alidia! Dai cazzo! È una cosa da uomini. Stai ferma, stai ciunga. Parla con Borri. Parla con Sborri. È questo? Cortile di Alto. Ok. Come compa. Guarda, guarda, guarda quanti ce ne sono. Guardali. Oddio, che barba figa questo. Figo. Whip. Whip. Ma che me corri appresso te? Guarda. Lidia, quante cose che ti farei, mamma mia. Dove cazzo è Sborri? Ora vedremo come riuscirai ad apprendere un nuovo urlo. Vieni, Lidia. Maestro Borri ti insegnerà Vult, che significa turbine. Vult. Ah, una parolona proprio. Devi sentire la parola dentro di te prima di poterla proiettare in un turno. Dai. Parola del potere appresa a turbine, scatto turbinante. Ok, fammi assorbire le tue... Oh, godo, guarda come sta assorbendo. Kratos! Kratos! Oddio, quest'elmo è una figata però, eh. Prova l'urlo, scarto turbinante. Vedremo quanto rapidamente... Sì, sì, io lo so fare bello bello. Allora, urli. Scatto... Allora, mettiamolo con F e selezioniamolo. Jared, un nuovo urlo. Maestro Wulfgar ora ti mostrerà lo scatto turbinante. Poi sarà il tuo momento. D'accordo. Maestro Borri. Bex. Oddio, dov'è? Restami accanto. Maestro Borri aprirà il cancello. Non sono cretino, ho capito, appena visto. Muoviti. Ah, ma sei tu quello con la barba figa. Prima che si richiuda. Muoviti. Bex. Troppo figo. Troppo figo sto coso. La tua rapidità nell'apprendere un nuovo Tuhun è incredibile. Avevo udito le storie che narrano delle capacità del sangue di drago, ma vederlo con i miei... sono un vecchio proprio. Credevo fosse così facile per tutti. No, no davvero. Ma evita che la tua abilità superi la tua capacità di giudizio. Ma zitto. Ora tu non sei il mio vero padre. Puoi affrontare la tua ultima prova. Recupera il corno di Jürgen Windcaller, il nostro fondatore, dalla sua tomba nell'antico tempio di Ustengrath. Resta fedele alla via della voce e farai ritorno. Allora, cosa significa essere? Perché Jürgen? Siete soli in quattro, parlami. Chi era Jürgen Wildengraft? Ah no, vedi, ho finito, quindi. Che il vento ti guidi. Che il vento mi guidi. Il vento ci guida tutti quanti. Rot, hot, grato, carrare, alto. E va bene ragazzi. Ma non saprei proprio. Io crederei proprio di finirla qui. Anche se sinceramente sono 38 minuti che stiamo registrando e mi sembra un po' poco, anche perché... Facciamo una cosa. Arrivo a 40 e mi fermo. Allora, dov'è la tomba? Oddio, e come ci arrivo qua? Recupera il corno di Jürgen. Allora, andiamo. Viaggiare velocemente a Whiterun? No. No. Ah sì, dai, viaggiamo alla Whiterun. Nessuno sa chi abbia costruito la Forgia Celeste, luogo in cui vengono costruite le armi dei compagni. La sua scoperta portò alla costruzione di Jarvas e alla nascita dei compagni, così come li conosciamo oggi. 39, 36, 37, 38, 39, 40. Siamo quasi giunti a 40 minuti. E salvataggio automatico. Comunque nulla ragazzi, io veramente ora vi lascio perché sono già due video da 22 minuti che stiamo registrando. Beh, abbiamo e, sia nulla. Spade, ci vediamo. Elmi, un po' di tutto per soddisfare le tue esigenze. Ciao.